Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi nuovo video unboxing in collaborazione con Bidpark. Vi mostro subito i materiali che ho scelto. Allora, inizio col mostrarvi questi espositori per anelli. Sono 5 pezzi. Ovviamente il codice è sempre questo che si trova qui. Ve lo mostro, ecco qui. Si inserisce l'anello, me lo faccio vedere perché ho preso delle basi per anello dove si possono inserire dei rivoli cabochon. Questo qui è il codice, sono in acciaio, sono 10 pezzi, soltanto che avevo calcolato male, nel senso che ho solo cabochon che sono sul retro appuntiti con la punta. E quindi ci andrebbero meglio dei cabochon piatti. Purtroppo mi si è rotta anche la colla a caldo, quindi non ho avuto modo di provare se effettivamente, anche se c'è solo la punta, si incolla bene. Perché poi la punta fa sì che si rialzino e quindi non riesco nemmeno a incastonarli bene, pur piegando questi con la pinza. Quindi devo vedere un po', altrimenti con urlivoli fanno davvero un bell'effetto. Si inserisce così l'anello ed ecco qui. Poi c'è questo metro di catena a pallini in acciaio. Questo qui è il codice. Sono questi perni così con l'aggancio, hanno la farfallina, sono completi e qui si può inserire di tutto, uno charm, una creazione in tessitura di perline tipo un fiorellino, una semplice goccina. Questi sono sempre in acciaio, sono 10 pezzi, quindi 5 paia. E questo qui è il codice, ci sono anche in forma quadrata e sono piaciuti molto. Poi ci sono questi cipollotti, questo filo di cipollotti che sono 6x5 mm. Questo qui è il codice. Poi c'è questa base per bracciali in acciaio dorato. Qui si può inserire quello che si vuole, per esempio dei chiodini contenenti dei cipollotti, delle perle, oppure sempre delle creazioni in tessitura di perline. Poi ci sono questi perni in acciaio da 5 mm e sono 100 pezzi. Poi ci sono questi cartoncini che sono davvero molto belli per collane ed orecchini. Mi sono piaciuti subito e sono 20 pezzi. Infine vi mostro la rete canvas per realizzare delle borse. Ho visto una borsa che ha realizzato Giulia del Prete e me ne sono davvero innamorata, perché mi balenava da un po' in testa l'idea di fare una borsa, però non trovavo tutorial che mi ispirassero. Dopo che ho visto il suo, sono letteralmente impazzita. Sono 5 pezzi, questa qui è già formata per una borsetta piccolina, tipo ecco. Altrimenti c'è la rete canvas anche da ritagliare. Io ho preferito questa già pronta. Quindi questi sono tutti i materiali che ho scelto. Ovviamente poi seguiranno anche dei tutorial.
al momento vi saluto, vi ricordo il codice sconto che potete utilizzare su Bitpark e ringrazio per la collaborazione. Ciao a tutti!